Ma intanto secondo me ha un valore umano simbolico altissimo perché è il segno concreto che qui in Parlamento ci siamo messi anche un po' in discussione e in relazione con la nuova generazione. Secondo, mi piace che ogni anno questi ragazzi cambino e quindi c'è anche un ricambio e si passano un po' un testimone e mi raccontavano alcuni con cui ho parlato che poi loro si sentono molto nella logica della restituzione e quindi quando tornano nei loro paesi di raccontare la sua esperienza e di continuare a relazionarsi con altri perché sentono che è stato fatto un investimento su di loro. Le domande, le cose che hanno detto, beh, intanto una cosa è emersa, che più di quanto noi immaginiamo si sentono figli, diciamo, di un periodo, di una era, chiamiamola, della globalizzazione, quindi cittadini del mondo, ma si sentono molto anche cittadini europei. E qui hanno chiesto una responsabilità anche al Parlamento, come il Parlamento e le istituzioni europee effettivamente garantiscono le condizioni perché ci sia delle pari opportunità di esprimersi nella quella che viene chiamata il valore della diversità culturale e quindi non ci siano così di egemonia. Primo annuncio, adesso avremo la relazione della commissaria fra poco, l'annuncio di un aumento consistente del budget sia educational che cultura nell'anno stagione 2020, maggiore centralità e più soldi, però concentrando più gli sforzi, disperdendo probabilmente meno alcune azioni. La tutela e la difesa, la cosa di Media, del programma Media, Eurimage, sono tutti il programma dedicato specifico nell'ambito della cultura. Stiamo discutendo in questo momento una cosa importantissima che è il diritto di proprietà intellettuale, property rights, quindi il diritto d'autore, e non solo in Commissione di Cultura ma anche con il commissario Barnier e la Commissione giuridica. È una discussione molto delicata. Parlavo adesso con la nostra associazione 100 autori e l'ANAC, con insieme anche la Loris Pack, di qual è il punto di, come si sta cercando insieme, un difficile punto di equilibrio fra il diritto del pubblico, di ciascun cittadino, alla possibilità di accedere alla cultura, ma tutelando il riconoscimento della proprietà intellettuale e dell'autore. L'altro tema importante è la digitalizzazione delle sale, qui a Venezia se ne è parlato in questi giorni molto. Ho appena licenziato gli emendamenti che ho inviato adesso a Bruxelles in diretta, gli emendamenti che sulla risoluzione del Parlamento che sarà approvata in Commissione Cultura fra poco su come sostenere la decisione delle sale in Europa e secondo me qui c'è un punto importante che è quello di riconsiderarla alla luce di quelli che devono essere gli aiuti pubblici europei, statali e regionali al cinema in generale. E questo credo che sia un tema di grandissima importanza perché il rischio qual è? Che se non si trovano dei meccanismi mirati, le piccole sale nei piccoli centri per i quali la digitalizzazione sarebbe una grandissima opportunità di diversificazione dell'offerta, potrebbero essere tagliati fuori.